Il parco Beiyai nel cuore di Pechino. Una storia millenaria, un tempo residenza e giardino imperiali, ricco di case a corte e bellissimi templi buddisti, circondati da mura esterne con porte d'ingresso colorate e decorate. Sotto lo sguardo minaccioso del re dell'Ovest, quasi quasi mi fa lo sgambetto, lo stipite rialzato della porta che, secondo un'antica usanza, teneva lontani gli spiriti malvagi. Imbarcazioni con la testa di drago nel lago al centro di Beiyai. Il parco verdeggiante su tre colline, come le mistiche terre di Penlai, dove secondo la mitologia cinese regnava la pace e l'immortalità. Il sogno di ogni imperatore era quella longevità millenaria che la fiaba racconta e che la struttura del parco sa rievocare. Quest'area è un polmone verde, dove gli abitanti di Pechino si ritrovano per passeggiare oppure per fare uno spuntino, come questa coppia indaffarata a preparare una zuppa calda. Sullo sfondo due camioncini molto vintage e le tipiche lanterne rosse. Padiglioni e torri punteggiano lo scenario di erba e alberi dal fogliame oro. Gli alberi di pino hanno circa 800 anni e sono stati piantati durante la dinastia Jin. Sono gli alberi più antichi di Pechino. Il verde cinge le sponde del lago in cui affiora l'isolotto che si chiama Fiore di Giada. Svetta in lontananza un monumento buddista in pietra bianca, costruito nel 1651 in occasione della visita del quinto Dalai Lama a Pechino. Pesci rossi nelle placide acque ci portano al padiglione dei cinque draghi. Cinque costruzioni a guglie colorate che si ergono a metà nell'acqua e sulla terra ferma, unite da ponti di pietra con cornicioni appuntiti. Risalgono alla dinastia Ming queste cinque edicole galleggianti, decorate con intagli e dipinti sulle travi e sui pilastri. Uno scenario davvero fiabesco. Qui l'imperatore e le sue consorti venivano a pescare, a guardare i fuochi d'artificio o semplicemente ad ammirare la luna. E i miei pensieri finiscono nel vortice di piastrelle smaltate rosso, verde, blu e il rosone in alto che sembra intrappolare i draghi che in Cina non sputano fuoco, ma sono custodi di acqua e aria. Il cielo è così limpido, il sole autunnale fa brillare le acque del lago e sprigiona un piacevole tepore. È l'occasione giusta per fare una foto ricordo, come questa signora che sfoggia un bel cappellino e occhiali dal gusto retro. Ma ora ci spostiamo al muro dei nove draghi. L'intera parete, alta 5 metri, è fatta di mattoni smaltati e colorati. Ogni drago qui raffigurato gioca con una perla tra onde di nuvole. Altrettanto affascinante, questa creatura, questo gatto che è ben compiaciuto dall'interesse del piccolo visitatore. Sembra che i primi esemplari di questi animali siano comparsi in Cina 5300 anni fa. Un'intera colonia felina oggi si aggira nella vicina città proibita. Di nobili e antichissime discendenze imperiali sono diventati custodi silenziosi contro l'invasione di topi tra le vie e gli antichi palazzi, ma questa è un'altra storia. Racconta un'antica leggenda di quando l'imperatore celeste, all'inizio dei tempi, affidò proprio ai gatti, che sapevano anche parlare, il compito di governare le sorti del mondo. Ma a questi non interessava governare. Preferivano starsene in disparte, a sonnecchiare, a dormire al sole, acciambellati come questo gatto. L'imperatore celeste, allora arrabbiato, passò la carica all'uomo e, per punizione, tolse la parola ai gatti per darla all'uomo. Con il senno del poi, l'imperatore avrà fatto la scelta giusta.